Avvocato Marco Briamonte, due vademecum, due antologie, due raccolte. Se ci fa piacere che anche in questa occasione appunto si parli di questa nostra iniziativa che abbiamo ritenuto fondamentale per cercare di dare un aiuto, semplicemente, per cercare di dare chiarezza su un argomento che effettivamente può prestare il fianco a diverse interpretazioni e magari a diversi equivoci. Ci fa piacere che il nostro vademecum sia stato definito antologia proprio perché questo dà anche il senso dell'importanza del lavoro che è stato fatto e quindi della necessità che questo lavoro venga anche compreso proprio per affinché ci sia un utilizzo effettivo di quello che è stato lo scopo fondamentale del nostro lavoro. Quindi confidiamo proprio nel fatto che questo vademecum possa essere utilizzato non soltanto a livello regionale nostro, ma diffuso in tutta Italia. Par condicio, ieri, oggi, domani. Argomento fondamentale, focus dell'incontro di oggi, dove è già emerso e dove presumo emergerà anche successivamente dalle domande, è emerso il punto fondamentale che è quello dettato dal fatto che la normativa è datata e quindi è necessario che ci sia un aggiornamento. Come sempre il legislatore si adegua a quella che è l'evoluzione sociale, il legislatore non inventa nulla, non fa altro che recepire quelli che sono i segnali che provengono dalla società e anche in questo caso è indispensabile che a distanza di 24 anni dall'ultima norma in materia si ponga l'attenzione su un rinnovamento della materia.